In questa lezione parliamo di Mondrian. Mondrian, pittore astrattista, riduce tutto ciò che utilizza dell'arte in pochissimi elementi: linee nere che si incontrano ortogonalmente, quadrati e rettangoli colorati con rosso, blu e giallo, o a volte quadrati lasciati bianchi o con un grigio molto chiaro. Per Mondrian era un modo per eliminare tutte le cose che lui nominava carine, ma effimere, che ci sono nel mondo dell'arte, cioè tutto quello che non ha a che vedere con il soggetto. La sua intenzione non era quella di creare uno stile, ma un codice, una serie di opere facilmente riproducibili in cui l'autore non era più riconoscibile. L'arte doveva essere, secondo lui, oggettiva e non trasmettere la personalità creativa dell'artista. La serie dell'albero è un esempio del suo processo creativo. L'albero rosso è una tipica opera espressionista, l'albero delle forme contorte e dei colori violenti e non naturali. A questo serve l'albero grigio, una figura più semplificata nei dettagli, nel colore, frutto dell'incontro con il cubismo. Nell'ultima opera, invece, Il melo in fiore, l'albero è semplificato, solo in una struttura di piani colorati e di linee. Nei quadri successivi, la sua ricerca è maggiormente visibile. Vuole raggiungere un senso di ordine assoluto, di equilibrio e di chiarezza. Non a caso viene chiamato l'asceta dell'arte. I suoi dipinti più famosi sono riconoscibili dalla forma quadrata, suddivisi in ulteriori rettangoli e quadrati dipinti con colori primari e separati da strisce nere. Il protagonista è la geometria e la bellezza che è in grado di trasmettere a chi la osserva. Sembrerebbe uno stile freddo e matematico, eppure influenzò notevolmente la grafica, la moda e il design anche dopo la sua morte. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, Mondrian si trasferisce negli Stati Uniti, dove si stabilirà. A New York, l'atmosfera dinamica della metropoli cambierà la sua pittura. In questo quadro, che si intitola Boogie Woogie, ad esempio, il quadro prende il nome da un ballo americano di moda in quegli anni e che a Mondrian piaceva molto. Le figure geometriche si frammentano in piccoli tasselli, senza la separazione delle pesanti strisce nere. È sempre un quadro astratto, ma ha una vitalità e una frenesia che ricordano il movimento e la vivacità che si potevano trovare all'interno della metropoli della grande mela di quel tempo.